Solidarietà ai lavoratori della ex provincia di Siracusa senza stipendio da mesi. Esprimo la massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della ex provincia regionale di Siracusa che da mesi sono senza stipendio e che sono stati costretti a intraprendere un'azione di lotta occupando la sede di Via Roma. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Come nel passato, in segno di solidarietà per il lavoratore, anch'io partecipo al presidio che è stato attivato dai lavoratori. L'abolizione delle province, di cui ricordo sono stato uno dei pochi ad essere contrario, non poteva non portare a questo risultato, la cui responsabilità oggettiva ricade su tutti quei deputati che in aula hanno votato a favore del provvedimento soppressivo, così come ricade su quei candidati alle ultime regionali che avevano promesso la reintroduzione delle province e invece in aula supinamente si sono adeguati alla legge del Rio. Negli anni passati mi sono fatto interprete delle esigenze dei lavoratori, tanto è vero che fino a dicembre 2017, anche se con ritardo, le somme sono state inserite su miei emendamenti alla finanziaria, trasferendo alla ex provincia di Siracusa risorse non indifferenti. Nell'ottobre del 2018, presieduto Vinciullo, avevo lanciato l'allarme, ma dalla presidenza del Libero Consorzio mi fu risposto che non ci sarebbero stati problemi, perché già allora avevo intuito quali sarebbero stati i problemi veri, cioè l'incapacità di questo governo di stanziare entro il 2018 le risorse per pagare almeno gli stipendi. Lo stesso errore si è ripetuto nel gennaio 2019, quando il governo regionale, pur avendo a disposizione i dodicesimi di oltre 229 milioni di euro, potendo distribuire almeno questi alle ex province, non lo ha fatto e oggi non è più in grado di farlo, in quanto ancora una volta, per presunzione, supponenza, arroganza e ignoranza, non si è approvato il bilancio provvisorio e anzi i deputati se ne sono andati in ferie, chiudendo l'aula fino all'11 febbraio, quando dovrebbe finalmente cominciare la discussione della manovra finanziaria. Un dramma, quello dei lavoratori della ex provincia, ha concluso Vinciullo, su cui speriamo vi sia un coinvolgimento generale, come è avvenuto per altre vicende in queste ultime settimane. Ho preso atto, come peraltro era già avvenuto ieri, del personale che non riceve la retribuzione da 3 mesi, ovviamente è in una situazione di disagio economico notevole, condivisibile, per cui si è riunito in assemblea permanente per far conoscere anche all'esterno quali sono i problemi che vivono come lavoratori dipendenti della provincia. Guardi, gli sbocchi stanno nell'approvazione del bilancio regionale, quindi appena verrà approvato il bilancio regionale evidentemente ci verranno trasferiti dalla regione i fondi che sono stati previsti e quindi procederemo, però senza l'approvazione del bilancio regionale ovviamente la regione non è in condizione di trasferirci neanche un euro. Ne siamo coscienti di questo, ma noi non possiamo fermarci e non possiamo fermare la nostra protesta in attesa che il governo regionale approvi il bilancio. Adesso noi abbiamo avuto una comunicazione da parte delle segreterie regionali di CGIL e CISL e UIL che l'8 febbraio ci sarà una manifestazione presso l'assessorato all'economia, proprio perché noi abbiamo la necessità di rappresentare al governo regionale tutto il disagio che sta vivendo il personale di questo ente e le famiglie dei lavoratori di questo ente. Ma ieri sera sono stato con i lavoratori della ex provincia e ho rappresentato quelli che sono i problemi e come possibilmente si possono risolvere. La prima cosa, il governo regionale ha errato quando a gennaio non ha dato un dodicesimo, avrebbe potuto dividere a tutte le ex province 20 milioni di euro. Questo sarebbe stato la prima risposta, in modo che si potevano pagare gli stipendi di gennaio. Seconda cosa, dicembre, nel momento in cui si vive che non era il governo regionale nelle condizioni di fare una nuova manovra finanziaria, bisognava trovare delle soluzioni giuridiche per stanziare le somme per 3 mensilità, perché non è vero che le mensilità sono è soltanto dicembre, stiamo parlando di dicembre, stiamo parlando del TFR e stiamo parlando della tredicesima, quindi alla provincia di Siracusa mancano 5 milioni di euro. E del resto vorrei ricordare che quando è stato approvato nel 2017 la legge e la finanziaria,
era stato volutamente previsto per la provincia di Siracusa di avere delle somme in più rispetto a tutte le altre, era stato un mio emendamento che aveva stanziato 12 milioni di euro per la provincia di Siracusa, proprio perché ci rendevamo conto che la condizione della provincia di Siracusa è diversa rispetto a tutte le altre, perché ha un buco non indifferente. Adesso quindi massima solidarietà ai lavoratori, ci rendiamo conto che la regione ora non è più nelle condizioni di fare nulla, perché oggettivamente non sono nelle condizioni di capire quello che potevano fare, dobbiamo aspettare l'approvazione della finanziaria, ma nella finanziaria deve essere fatto riferimento al 2018, altrimenti ai sensi del decreto legislativo 118 non possono essere pagate le aspettanze per il 2018. Una situazione complicata che questo governo regionale ha ulteriormente complicato, e di conseguenza massima solidarietà ai lavoratori, nella speranza, io mercoledì sarò comunque a Palermo e cercherò di parlare con tutti i deputati che fanno parte della Commissione Bilancio, e cercherò ancora una volta di spiegare i motivi per cui Siracusa negli anni passati ha avuto di più, non perché io ero il Presidente della Commissione Bilancio, ma perché le condizioni in cui si trova la provincia sono assolutamente drammatiche.